Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Questa sera puntata esplosiva, ma che dico esplosiva di più, perché l'ospite è il dottor Roberto Petrella. Buonasera, dottore. Buonasera. Allora, eravamo rimasti un anno fa a caro amico. Stiamo ancora a caro amico, virgola. Addirittura, vabbè, ricordiamo. C'è stato un piccolo, la virgola. Ecco, la virgola ci va sempre però dopo caro amico. Ricordiamo un po' quello che è, che cosa è successo, che cosa avrebbe dovuto succedere. Perché il dottor Petrella aveva messo su un progetto di un hospice da realizzare, centro oncologico, con annesso centro oncologico, tutto, una struttura privata, che doveva sorgere nel comune di Campli. Ricorderete un anno fa, bene o male era quello il periodo, una serie di trasmissioni che noi abbiamo realizzato con anche un consiglio comunale a Campli, dove veniva deliberata a maggioranza di quella variazione sul piano regolatore generale del comune di Campli. Il dottor Petrella fece qualche polemica perché avrebbe voluto l'unanimità, cosa che non arrivò, e poi questo centro, queste sono le immagini che ormai sono datate un anno fa, eravamo proprio di questi tempi perché eravamo alla vigilia dell'apertura della campagna elettorale. Quel polo oncologico, quell'hospice con il polo oncologico oggi è ancora fermo sulla carta, ma non solo a Campli, perché poi ci sono stati altri sviluppi che hanno interessato altri comuni dell'Abruzzo e li vedremo. Partiamo però dall'inizio, cioè che cosa è successo a Campli dopo quella votazione, dopo quella serata? Diretto, io la ringrazio soprattutto perché ha il coraggio di invitarmi. Un po' di incoscienza ce l'abbiamo tutti noi che facciamo questo lavoro, vero? Sì, è una battuta ovviamente. Sì, ma io non mi arrabbio, non mi incazzo. Sa perché? Perché tutti dicono che io sono una mina vagante. Cioè io sto in superficie, quindi mi si vede. Poi ciò che dico è vero. Documenti, le cose che non so mi accerto, insomma stia tranquillo che lei non andrà, le posso dare del lei o del tu? No, del lei. No, io ti do del tu e del lei, come capita, perché sai, del lei perché è direttore, del tu perché siamo amici. Allora nella trasmissione è difficile concentrarsi perché trovandi di fronte un direttore preparato mi mette in difficoltà. Allora, la ringrazio, ma non è il caso. Però che cosa è successo? Non voglio raccontare all'opinione pubblica la verità, anche perché ho i documenti. All'inizio di maggio del 2013 io faccio una compravendita dei terreni e lì mettemmo al notaio che io finivo di comprare il terreno alla fine dell'approvazione del terreno da struttura agricola a struttura sanitaria. Prima di fare questo io ho parlato con il sindaco, con l'assessore, con i proprietari del terreno e l'accordo era 2.800 metri edificabili, il restante terreno doveva essere trasformato per farci questa struttura. Aspetti. Chiariamo subito una cosa, lei per avere questo cambio di destinazione d'uso, per avere questa situazione per il terreno, cioè con i politici, non ha pagato nessuna tangente? Con me? La tangente con me? Ecco, io do la tangente. No, perché qualcuno potrebbe pensare. No, fa io che quando lui do la tangente, direttore, li faccio arrestare in diretta, forse. Perfetto. Non ha capito. Ecco, no, cioè io non sono l'uomo delle tangenti, anche perché nessuno me l'ha chiesto. E nessuno poteva chiedere. È giusto specificare. Perché sanno che tipo sono. Allora, praticamente che cosa è successo quel giorno in Consiglio Comunale? Quindi gli accordi erano 2.800 metri edificabili, dove io già ci potevo fare alcune villette, che io vendevo ai dipendenti che venivano a lavorare là. E già avevo già trovato chi erano. La restante terra doveva essere una sorta di project finance, no?
No, questi per i dipendenti. Sì. Però io le dico poi però il lei vero... costruiva questo polo oncologico, dava dei posti di lavoro, realizzava queste villette che poi lei vendeva, ricavava dei soldi io che creavo le spese. E posso creare politici 100 posti di lavoro, veri, senza una lira di finanziamento, senza raccomandazioni, senza contributi, solo e soltanto con la mia mente, dietro a me c'è una banca, avete capito? Mo non ve lo ripeto più. Questo a me interessa la raccomandazione, la celerità del progetto, mentre qui c'è il ritardamento. Allora, a maggio faccio la compravendita e io sempre a dire, approvato questo progetto, ti preoccupare, ti preoccupare. Allora è passato maggio, giugno, luglio, agosto e siamo arrivati a marzo del 2014. In tutti questi mesi non hanno fatto nulla. I terreni potevano essere trasformati in struttura sanitaria. Però poi quel consiglio comunale che abbiamo visto lì ripreso, sì, votò il cambio di destinazione d'uso dei terreni. No, sì, la proposta, sì, il sì, cambio di destinazione d'uso. Era quello questo, che serviva a lei. Sì, ma qual è l'assurdo? Poi questo progetto doveva andare alla provincia. Cioè bisognava fare, questo è assurdo, quando io dissi al presidente della giunta regionale di snellire le pratiche. Allora poi, era Gianni Chiodi. No, all'attuale, perché D'Alfonso è venuto a Teramo, no? Sì. Quando ha fatto la presentazione del direttore, disse, chi di voi può dare dei consigli? Io fui il primo, gli disse di abolire, modificare la 32, lui l'ha cestinata. Poi gli disse, fece alcune proposte, di non nominare più i capi dipartimenti, perché è uno sperpero del denaro pubblico. Una ragazza disse che erano stati licenziati i posti delle, insomma, tutte promesse, faremo a piada appunto eccetera. Però andiamo per ordine, torniamo a Cambly. Vabbè, a Cambly. Perché è tramontata attenzione, poi quell'ipotesi, quel progetto? Per fare il sindaco la conferenza dei servizi, sì, ha dovuto convocare queste figure istituzionali. Non te le leggo tutte perché è pauroso. No, limitiamoci, ecco. No, allora, tutti qua, una azienda sanitaria locale di Teramo, Piazzale Italia. È l'ospedale Piazzale Italia. Scusa, l'azienda, qui dice azienda sanitaria, sì, che io sappia sta in circonvallazione Ragusa. Sì. Io sto qua da 30 anni, l'indirizzo Piazzale Italia. Vabbè, Piazzale Italia c'è l'ospedale. Ma l'azienda può darsi che sia lì la sede legale. Ruzzoretti, vabbè, questo lo sappiamo perché ha lasciato 50 milioni di euro di debiti, quindi è facile rintracciare questo indirizzo. Sì. Insomma, che cosa Via Nicola Dati Ruzzoretti, se ne può interessare. Che cosa si è verificato in questo? Qui hanno trasformato, attenzione, non solo il terreno agricolo, ma anche quello mica che ci potevo costruire tutti in struttura sanitaria. Cioè io non potevo più realizzare le villette. Questo. Ma l'ho letta adesso, perché io mi sono fidato. Hai capito il concetto? Sta scritto qua. Ed insisto, vigente in parte come zona agricola ed in parte come zona edificabile, da realizzarci un polo sanitario su tutta quest'area. Quindi veniva a mancare uno di quegli elementi. Il presupposto principale. Cioè, il project financing era zoppo in quel caso. No, non esisteva più. Non esisteva. Me ne sono accorto adesso. Cioè lei realizzava il polo oncologico ma non aveva nulla in cambio, esatto, in ritorno. Esatto. Per poter recuperare le spese. Allora, quando io lo dissi questo, non ti preoccupare, tanto vinciamo noi, lascia perdere. Cioè, D'Alfonso c'è il 70... No, io mi preoccupo. Cioè questo... Prima delle elezioni, sì, amministrative, sì, io avevo letto. Cioè la vecchia giunta guidata. Perché dal... mi mandarono un fax il 3 marzo del 2014, mi mandarono poi una specie di convenzione. Ho letto la specie di convenzione. Il comune di Cambly nel tempo mi poteva pignorare la struttura. Assurdo! Allora, io dovevo fare le opere di urbanizzazione. Le opere di urbanizzazione sta scritta che le dovevo fare al centro di Cambly. Cazzo me la frega a me. Siamo fuori dalla fascia protetta, vabbè, perché siamo scusa, dopo le 23. Che me ne frega a me di Cambly?
Poi quando si fa una convenzione mi ci devi scrivere quali sono le opere di urbanizzazione, la luce, la fogna. Oh. Va bene, questa cioè, era l'aggiunta con il sindaco Giovannini. Sì. Oh. Oh. Poi si va alle elezioni. Allora, acceleriamo perché... si va alle elezioni. Perde Giovannini e vince Quaresimale. Maggio, giugno, luglio, agosto, nessuno mi ha mai chiamato. Beh, vabbè, quella è una nuova aggiunta di centrodestra. La prima cosa che deve fare non il sindaco... Non aveva nessun impegno con lei. La prima cosa che doveva fare il sindaco, chiamarmi telefonicamente. Mi ha chiamato perché gliel'hai detto tu. Ma forse perché aveva altri problemi. Non esiste altre cose. Un progetto che ti dà 100 posti di lavoro va in primis a qualsiasi cosa. Nessuno mi ha chiamato. Il capogruppo PD Mariani, mai chiamato. Oggi consigliere, oggi capogruppo alla regione. Capogruppo, mai chiamato. Mi fa chiamare da qualche suo amico, c'è il Mariani che ti vorrebbe chiamare, non c'è tempo, ma tu, un capogruppo del PD, ma mi avete trovato alla casa di notte, sabato l'ho visto a parlare a Piazza San Francesco con l'ex onorevole Di Pietro, e allora come mai ha avuto tempo di parlare con quello che me no? Sai perché? L'ex onorevole Di Pietro? L'ex, cioè col... quello comunista, no? Stavo in piazza. Ah, con non Di Pietro, Antonio Di Pietro. No. L'ex onorevole sì, che ha fatto l'assessore. Stava in piazza San Francesco, stavano a parlare tutte e due. Vabbè. Perché invece di parlare con quello, non poteva parlare con me se gli interessa il progetto. Non si è fatto vivo nessuno. Perché adesso non è che può andare a sindacare con chi vuole parlare, no, Mariani. Non no, è che io sono andato. Io passavo con la macchina e li ho visti. Lì vicino dove stanno i giornali. Quindi Coccampli non si concretizza nulla, no. Lei ha un'idea. Per concretizzare Coccampli sono ancora disponibile? Questo lo diciamo dopo, aspetta. Ah. Lei ha un'idea? Ho un'idea. Ha un'idea. Vado in un altro comune. No, qua, a parte che ho girato già 5 comuni. No, aspetti, dopo Campli, lei ha pensato ad un altro Ortona. Comune? Ortona. È andata ad Ortona. Ortona il mese di luglio... Mi chiamano, Ortona è interessato. È certo che lei l'Abruzzo però l'ha saltato tutto, da Campli, quasi estremo nord dell'Abruzzo, ad Ortona, allora, estremo sud. Allora, questo è un progetto, attenzione. In mezzo non c'era niente, tra Campli e Ortona. No, sta nascendo un altro. Dopo lo vediamo. Lo vediamo. Tutti vogliono che si rialzi, però tutte chiacchiere, parole, io mi sono stufato. Io darò tempo, e lo dirò questa sera, fino alla fine di febbraio. Metteranno in contatto con lei. No, con me che c'è? Mica faccio... No, nel senso, guarda, no. Ci sta qui. No, sai perché? Perdo tempo. Mo sono andato oggi, sono andato a Ortona, perdi un'altra volta. Mi hanno detto una cosa, poi mi hanno detto un'altra, oggi un'altra cosa. Non hanno idea. Se qualcuno è interessato può telefonare a TV6, la mettiamo bravo, in contatto bravo, con lei. Bravo. No, sai perché? Questo possiamo fare. Sì, non è che, solo questo, no, anche perché mi sono stufata, hai capito? Riunione, eccetera. Ma che sembri... Ma vabbè, hai capito? Mi sono stufato, non vedo concretezza. Allora, ad Ortona, lei oggi è stata ad Ortona. Oggi sono stata ad Ortona, gli ho detto arrivederci. Gli ha presentato questo progetto. No. No, lei l'ha presentato io prima. Io a luglio andai a parlare la prima volta, il sindaco entusiasta, progetto eccezionale. Ci disse ritornaci, facciamo una riunione col sindaco, con Coletti, ex senatore. Sì. L'ex assessore ai lavori pubblici, che era avvocato, spiegai il progetto, portai l'equipe, fantastico, eccezionale, si può fare. Coletti ci spiegò una linea che si poteva fare, entusiasti tutti quanti, perfetto. Coletti politico, Coletti, di grande politico, esperienza. Sì, di grande esperienza, che conosceva la realtà. Oggi vado lì, nessuno sapeva niente. Come nessuno sapeva? Il nuovo assessore non sapeva di questo progetto. Nessuno gli aveva parlato. È grave. Lo so. Cioè tu mi fai partire da Termo, fissi una riunione, a parte che mi ha fatto aspettare 3/4 d'ora, me ne stavo andando, perché se tu hai un impegno del genere, una portata colossale, non c'è alternativa. Comunque non si è concluso niente, con Ortona ho chiuso. Quindi lei cosa gli ha detto per l'ultima cosa? Arrivederci, arrivederci, grazie. Piacere di averla conosciuta. No, non l'ho neanche ringraziato perché mi ha fatto perdere tempo. Ho ringraziato. Cioè, non hanno idee, proposte assurde. E quindi Ortona è tramontato. No, adesso, è proprio, sai, depennato. Va bene. Adesso tra Campli ed Ortona c'è tutto l'Abruzzo in mezzo. Ha pensato ad un altro sito, un'altra location, no, come si dice no, oggi? No, non è che io ho pensato. È stato un consigliere
che è interessato a questa struttura. Un consigliere? Un consigliere comunale di Roseto, non faccio il nome, si chiama Norante. Ah, Antonio Norante. Tutte queste che devo dire, allora, il quale è rimasto entusiasta. Aspetti. Antonio Norante è consigliere comunale a Roseto degli Abruzzi per Forza Italia, mi sembra di ricordare che sia di Forza Italia. Lui è venuto a parlare con me, ma ha detto tutto. E come ha conosciuto questo... Lo conosce questo progetto, lo conosce da tutti. Sì. Cioè, l'avrà sentito magari lui, a TV6, no, perché venuto... Norante è uno che ci segue, quindi... Allora lui è venuto a dire, dottor, ma questo progetto è finito? No, ancora comincia. Io spiego, non ci pensiamo noi a... Ha già parlato col sindaco, mi ha detto lui, ha già parlato, ne riparleranno in consiglio. Sindaco Ennio Pavone. Sono disponibili ad un accordo programmatico, attenzione, io non voglio niente gratis, bisogna fare un accordo pubblico-privato. Cioè viene un imprenditore, viene a investire milioni di euro, ma visto che era fare l'autostrada, mi stanno, non sa che cavolo vogliono. Ecco, bravo. Una cosa, lei i conti ovviamente li ha fatti tutti al centesimo. Io ho fatto tutto. L'investimento di quanto sarebbe? Quant'è il valore di questo investimento? No, il valore quant'è dell'opera? Totale? Certo. Saranno 4 milioni di euro. 4 milioni di euro. Io mi ricordo che lei disse che aveva, e l'ha ribadito anche oggi, una banca alle spalle, che aveva dei professionisti. No. C'è una banca che finanzia un progetto per salvare la collettività teramana e non c'è nessun politico che si interessa. Se ne devono andare tutti a casa. Vabbè, questo è un altro tipo di discorso, però. Se ne vanno. No, questo se ne vanno. Li devono andare a casa i cittadini. Quello è. Vengono a promettere, a illudere. Tu vedi a livello D'Alfonso ha detto in regione creeremo 100.000 posti di lavoro. Aumentate il PIL. Solo perché l'ha detto. Io che li voglio creare è impossibile. Ma chi gli ha detto che anche D'Alfonso non li voglia creare? Scusi. 100.000 dove? Come? Se l'ha detto, come lo dice lei, la stessa cosa. Ah, no, non è che io lo dico politicamente, no? Pur Berlusconi disse 1 milione di posti di lavoro, è aumentata la disoccupazione, è inutile illudere la gente, il mio progetto, io mi auguro che D'Alfonso gli venga all'orecchio, è disponibile, pronto, Visto, non mi danno visto, i soldi, visto il suo tono... non mi danno i finanziamenti, non mi danno nuke, no, ecco. Che vogliono, visto il suo gli tono... do i posti di lavoro. Visto il suo tono di voce, forse D'Alfonso lo sente con le orecchie. Ma io me lo bisogno... auguro, D'Alfonso, Paolucci, tutti i politici, destra, sinistra, gente, non, la sofferenza non deve avere colore politico. Allora. Il mio progetto, te lo ripeto, serve... per fare la diagnosi precoce di 12 tipi di tumore. L'avete capito o non l'avete capito? 12 tipi di tumore che meno lei ha già spiegato. Al cervello e al polmone, lo ripeto un'altra volta. Come si fa? Qui c'è un libro. Un libro che non ha scritto lei, no? No, io l'ho letto solo. 1700 pagine, c'è scritto come si fa, le linee guida... per salvare la gente di tutti i tumori. Sì. Stanno facendo lo screening, non lo conoscono, stanno sbagliando. Ecco, strada. Poi lo screening nella seconda parte della trasmissione. No, le voglio dire, qui c'è scritto come si fa, la gente non paga, diventa socio, lo volete capire o non lo volete capire? Cioè, non paga nella sua struttura che dovrebbe costruire. Nel senso che mi spiego meglio. Ma no, aspetti, però, non mi vada da una parte all'altra. Vabbè. Allora, Roseto è l'ultima... Roseto, le giuro. Delle possibilità. Le prometto, le giuro, sulla tomba di mia madre. Vabbè, non c'è bisogno. No, mi sono stufato. Mi sono stufato. Non vogliono, me lo dicono, i soldi me li spendono, mi compro una Maserati, me ne vai in vacanze. C'è tante cose, posso stare a perdere da prestito le chiacchiere e le parole al vento. Gli spiego, voglio che venga qualche politico qui e gli spiego come si fa a salvare la gente. Noi facciamo in modo che la gente non si ammale di tumore, non si ammale di metastasi ed ho un equip fantastico dietro di oncologi. Posso prendere le attrezzature, tacche di risonanza magnetica, l'ecografia col mezzo di contrasto. Lei lo sa che adesso è uscita la mammografia tridimensionale?
eccezionale, non sanno neanche che cavolo è. Ecco, allora. Che cavolo? Ci dobbiamo... Non dico che. No, cavolo. No, fermo. Ci dobbiamo fermare. Mm. Siamo arrivati alla pubblicità, perché con lei il tempo vola. Così allora, subito. Lo so, sono passati quasi 25 minuti. La gente deve capire, lei sa che deve fare. La prossima volta, invita 3-4 colleghi. Facciamo un dibattito, no? No, la prossima volta... Ci vedi giù! Con lei vorrei mettere... Poi ma può far venire un universitario? Ci metto il direttore generale della ASL. Bravo! Oh. Bravo! Che ho conosciuto, Roberto Fagnano. Moss. Va bene, ne parleremo adesso che rientriamo dalla pubblicità. Ma devo finire come si fa questo progetto, in sintesi. Ecco, chi partecipa, che cosa facciamo? Che cosa succede e poi vediamo anche, parleremo io adesso. Aspetto, non lo ripeto più, fino il 28 febbraio. Benissimo. Dopo la mia società che ci stenga a pagare le tasse, la metto in liquidazione. Io capisco che è molto difficile, non dico molto difficile da credere, però il dottor Petrella è esplosivo, è un tipo esplosivo. Direttore, però vi posso garantire. In televisione, no, aspetti, mi sono stufato. Vi posso garantire che sta parlando uno dei maggiori ginecologi che ci sono in circolazione ed è ritenuto nel settore, questo per chi non la dovesse conoscere, un vero e proprio genio. Poi, no, genio, no, io non e sregolatezza. Sono ci fermiamo, ci fermiamo. A dire, dottore, si dice che lei è bravo. No, io non sono bravo e che gli altri sono troppo ciucci. Vabbè, questo non glielo posso far dire perché tutti sono bravi. Linea alla regia. No, dove bravi in che cosa? Eccoci qua di nuovo ad Acropolis con il dottor Roberto Petrella. Dottore, ogni puntata lei mi toglie 10 anni di vita. Io penso che sarò uno dei primi clienti del suo hospice. Me li aumenta. Invitami spesso. Allora, vediamo, abbiamo raccontato quello che è stato l'iter di questo progetto. È un progetto che, come ha detto lei, riguarda un hospice. Allora, io sono ancora disponibile per Campli. Punto. Sai cosa è Roseto? No, le sto dicendo che sono già sono disponibile a Campli perché già hanno fatto la variante. Cioè è già più avanti, quindi io nell'arco di 6 o 7 mesi. E non so, parleremo con il sindaco. No, poi glielo dico adesso, lui deve fare una sola cosa, deve parlare con l'avvocato Piero Referse che è il numero uno. Lui fa tutto. Ottimo, ottimo professionista, no, ottimo migliore, legale. Non ci manda in tribunale, fa le cose, ma ha salvato lui in questo progetto. Allora, lei ha parlato di quanti posti di lavoro? 100? Sì. 100 posti di lavoro in una struttura che cura. Gliele posso dimostrare? 10 tipi di forme tumorali? 12. 12. E lei mi ricorda. Non è che curo, faccio la diagnosi. Fa la diagnosi. E eventualmente e poi uscirà anche la terapia, sì. Non è che io faccio l'oncologia, non è che io opero i tumori, sia ben chiaro. E che cosa fate lì? Faccio la diagnostica, in che modo? Primo, seno, visita, ecografia, mammografia, biopsia, se serve la TAC, se serve la risonanza magnetica, è tutto compreso, la prostata. La tua prima o poi la devo vedere. Beh, oddio, dottore. No, cioè, ce l'hanno tutti. Sì, vabbè, però. Quindi già ti consiglio di iscriverti, no? Sai perché? La prostata, visita, ecografia, la visita. Io fortunatamente. No, la T la prostata. No, ancora. Ti dico di controllare. No, sì. Attenzione, la prostata non va controllata più a 50 anni, ma a 40 anni, attenzione. Poi tutto. Io controllo il PSA, adesso se sbaglio. Non serve a niente. Non serve a niente. Il PSA quindi può essere positivo e non hai il tumore perché poi hai avuto una prostatite. Sì. Può essere negativo e tiene un tumore. Bisogna fare l'ecografia e mettere l'udito. Vabbè. L'udito non te lo metto, te lo faccio mettere. Vabbè. Ne farei volentieri a meno. Allora, comunque. Allora, colon, coloscopia, stomaco, utero, ovaio, linfoma. La diagnosi precoce, adesso vanno dicendo che si sulla aorta, ma devi sapere come si fa, non viene manca l'apparecchio. Lei quanti medici e che tipo di medici o di specialisti inserirà in questo? Allora, o inserirebbe, due, visto ogni settore, condizionale quindi dopo. Ci sarà mia figlia, che è oncologa, sì. Dove lei ha trovato... Mi sembra che sua figlia sia oncologa a Firenze, da quelle parti? Sì,
Adesso sì, sì, è un mostro. Lei sa che deve fare un giorno. No, se dice un mostro. No, io lo dico, tutti i figli sono bravi. Tutti... Però lei le posso dare una soddisfazione. Viene mia figlia qua, lei dovrebbe. Per una donna. La definizione un mostro mi sembra la... No, un mostro in campo medico. Sì, vai, diciamo no, che figlia, è brava. Mia figlia è bellissima. Lei sa che fa? Io la faccio venire, 5 oncologi, senza sapere i nomi, li fa venire e si mettono a fare le domande a mia figlia. Gli fanno un mazzo così. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, ho detto un mazzo, mica ho detto qualche sì, altra vabbè, cosa. Però è via. Allora, che cosa faremo? Veniamo a parte le battute, scherzi, eccetera. Allora, noi che cosa creeremo? Tutte le attrezzature, attenzione, tutte le attrezzature che gli altri non sanno che esiste. Le dico per esempio che la mia ex moglie, dottoressa Rosalba D'Alfonso, ha comprato un ecografo che vede le microcalcificazioni maligne. Allora, al però, no, voglio dire questo. Dobbiamo essere sintetici. Allora, no, 12 facciamo, facciamo questo, facciamo allora, questo. Con... Uno viene da lei, io vengo da lei. No, lei non viene, si iscrive, no, se viene iscrive. Da me paga 280 euro la TAC, la visita oncologica 300. L'udite dietro un'altra visita, c'è cioè un abbastro sì. Stipendio. Pure per quello mentre lei paga un tot all'anno, ho creato sì. Una sorta di associazionismo. Bravo, deve, lei che non vuole ruba promuovere. Nessuno. Ecco, allora una persona si iscrive, paga una quota brava, annuale una quota, e ha diritto a tutto bravo, quello che ha diritto. Non che ha diritto, lo facciamo noi direttamente. Perfetto. Quindi lei io pago la quota, perfetto. Vengo da lei sì. E pago la quota, vengo a controllarmi. Nel caso in cui non dovesse risultare nulla, sto bello e tranquillo. Nel caso no, in cui no, dovesse risultare siamo noi qualcosa, poi che la richiameremo ogni 6 mesi, sì. In base a quello che troviamo, in base ai fattori, in base all'eredità, in base alle sue condizioni. Perfetto. Ma non le dico, direttore, si tenga sotto controllo. Che significa? Si tenga sotto controllo. Do cava la raina, femmina uomo. A chi? Noi la chiameremo, o meglio, la segretaria. Le ricordo che lei il giorno X deve venire a fare il controllo, perché spesso ci si dimentica, vedi, queste prenotazioni, la mamma mammografi fra un anno, le cofre, ma che cammo, un anno, che cosa? Non esiste la prevenzione del tumore al seno, esiste la diagnosi precoce, l'unete capì o non l'unete capì? Se dovessero trovare qualcosa, perfetto. No? Che cosa accade? Allora, noi facciamo la diagnosi, sì. Spiegheremo al paziente dall'A alla Z. Perfetto. Se lei ha dei posti o un posto a cui andare, ebbene, altrimenti noi siamo collegati con gente che è in grado di operare nelle strutture pubbliche, attenzione. Però noi facciamo in modo che non gli facciamo arrivare il tumore. Hai capito il concetto? Qui fanno lo screening... La vostra è un'azione preventiva. Bravo. Ecco. Bravo, preventiva. Cioè controllo, cioè per septa velo tumore, noi lo scopriremo allo stadio zero da essere curato al 100%, quindi che significa che nel tempo non si hanno metastasi, non vieni operato, c'è un risparmio miliardario nell'economia sanitaria. Una domanda vorrei farle, tutti i tipi di tumore possono essere, se presi allo stato zero, come ha detto lei, allo stadio zero, possono essere curati anche quello al pancreas, per esempio? Allora, non tutti i tumori. Ecco, questo va specificato però. Il pancreas è uno dei più difficili. Però io faccio venire uno che sa fare l'ecografia al pancreas. Il pancreas, sai come viene studiato qui? Si mette così e passa la sonda. Non si fa così. Si mette di lato. Obliquo, laterale, in giù, hai capito? Il pancreas è il più difficile, però noi faremo in modo che la testa del pancreas non la facciamo arrivare a 5 o 6 centimetri, perché se noi vediamo il primo sintomo, quando uno ha dolore qua, pensano alla gastrite, pensano a chissà che cosa, e corrisponde il dolore, cioè voglio dire, dalla clinica, dalla sintomatologia, dall'eredità, cioè noi già sappiamo, è chiaro. Cioè, è difficile, mo, non è che io sono un padre eterno, però l'unico, il pancreas, è il più difficile. Però noi faremo in modo di arrivarci. Però quando si scopre il tumore del pancreas, è già tardi, ha già le metastasi. Purtroppo è già andato. È così, perché non sanno come si fa. Che io faccio un check-up con Dio, che significa?
dopo un mese, due mesi viene il tumore. Quante mammografie negative dopo 3-4 mesi hanno un tumore al seno? Un collega, Franco, giornalista. Non diciamo però. No, mica c'aveva il tumore. Sai che mi disse un giorno la moglie, dottor, mi puoi vedere una mia amica? Ma dove? Al seno, sì, però lei non può pagare. No, non paga, viene da me. Gli ho visto all'ecografia. Perché ricordiamo, lei visita... Io visito al consultorio, Di Teramo, sì. Gratis. Adesso mi hanno comprato le migliori attrezzature. Volevo fare... Ah, finalmente gliel'hanno comprato. Sì, volevo fare un lavoro scientifico e far vedere al mondo di cui faccio parte come non fare non servono i vaccini dell'HPV. Ma santo Dio benedetto, l'avete capito o non l'avete capito? L'HPV se ne va da solo. Io sto dimostrando con questo apparecchio, se lei vuole venire un giorno con la televisione, la lesione, come si fa diagnosi e come si cura, senza punture, senza niente, 800.000 euro della regione, li devono togliere dal vaccino, l'HPV se ne va da solo, loro sai che fanno? Guarda, glielo voglio dimostrare. A proposito, finitele di fare l'HPV a chi non c'ha l'utero, mia sorella è morta. No, no, la telecamera è questa, dottore. Mia sorella è morta, 78 anni, sai che c'è scritto qua? C'è un dossier, isterectomia totale per fibromatosi uterina, 1978, già dell'utero. Attenzione. Striscio del fondo vaginale, vuol dire già dell'utero. Convenzionato, negativo. Adeguatezza del campione soddisfacente per la valutazione, mentre mi ero iscritto. Come fa a essere soddisfacente se dell'utero? Per essere soddisfacente deve avere il collo dell'utero, deve avere le cellule epiteliali. Dove sa che hanno iscritto? Ti richiamiamo l'anno prossimo. Mia sorella è morta, non la chiamate più. C'ha 76 anni. Aveva 70, purtroppo. Aveva, purtroppo. Sa che l'hanno scassata. Gli hanno fatto il pap test. Teneva 70 anni, 72, con quella di legno, gli hanno graffiato. Non ho esperienza nel campo. No, la vagina ha esperienza, no, che fa? Oddio. Lì è secca. Limitata a determinati interessi. Con questa spatolina gli hanno raschiato la vagina. Per anni mia sorella aveva bruciore, ha capito? Non fate più il HPV a Candelutre. Sperpero del denaro, non è questo che faccia la denuncia alla procura, che fa che? Per fare che cosa? Io ho fatto una relazione ispettiva, non l'ha letta mai nessuno, l'hanno cestinata, ma di che cosa vogliamo parlare? No, la cosa che mi ha colpito è che finalmente ha detto che all'ASL di Teramo gli hanno comprato le macchine, perché una sua battaglia personale, che io ricordo negli anni, era quella che lei andava a lavorare e non aveva la struttura per poter lavorare. Adesso c'ha tutto. Ho le migliori attrezzature. Oh, finalmente. Il colposcopio. Ha visto che funziona, allora... No, ma grazie a Andelli però. Ah, grazie ad Andelli. Grazie a Andelli. Mi hanno comprato un lettino elettrico, in pelle, stupendo. Si alza, io lo volevo pure così. Si alza, però doveva fare pure così. Non ci capite? No, non ho capito. No, il lettino è elettrico, si alza in pelle da sala operatorio. Ah, beh, visto. Sì. L'avranno pagato un sacco di soldi. Ma a che serve? E che ne Adesso però manca un lettino, costa 150 euro. Non me lo comprano. La gente viene a fare lo screening all'HPV. Litigano, se mi mandano a me a fanculo, cioè evitiamo. Ma scusa, alla televisione lo possono dire, io no. E chi lo dice? Qui in questa televisione. In questa televisione. Se lei sente sgarbi, le dici tutti così. Sì, vabbè, ma in questa televisione. Vabbè, io sono un mini sgarbi. Lei è uno sgarbino. Sgarbutico. Allora io posso fare un appello al direttore generale. A Roberto Fagnano, al dottor Roberto Fagnano, che però è direttore generale da poco tempo. Da 7 mesi. 7 mesi? No. 6 mesi, voglio dire, quando è tutta chiacchiera. No, guardi, che allora, è stato nominato da D'Alfonso. Sì, noi abbiamo. Quindi è stato nominato 6 mesi fa, 5 mesi fa. D'Alfonso, e io mi sono candidato con una lista a livello regionale per far fuori Chioggia. E adesso sono pentito, perché uno se ne accorge sempre dopo. D'Alfonso ha nominato questo che viene da Campobasso. Sa che ha fatto? Ha nominato Di Giosia, che è un uomo del centrodestra. Sì. Cagagnato, non ha cagnato niente.
Vabbè, questo significa che è una persona seria, magari, no? Che non guarda il colore politico, ma guarda... Non sto parlando di serietà, sto parlando del colore, del modo, hai capito? Però ancora non ha il direttore sanitario, lo sa? Sì, ho parlato con lui 2 giorni fa. Cerca il direttore sanitario disperatamente. Esatto. I teramani non lo vogliono fare nessuno. Sì, sai perché? Lo sa cosa dice? Eh? Dice che nessuno vuole venire a fare il direttore sanitario a Teramo perché è una piazza dal punto di vista economico poco appetibile, cioè si guadagna poco. 4.500 euro al mese. Beh, un primario guadagna di più però. Sì, ho capito, ma perché per quindi... un primario a richiamare? Voglio dire, lei si candida per caso a fare... lei si vuole candidare a fare il direttore sanitario? Vuole porre la sua candidatura? Allora, primo, forse non ho i requisiti, potrei averli in quanto ho gestito una struttura del Crystal. Sì. Però non ho fatto la domanda, quindi volendo non lo posso fare. Però sa che cosa può fare? Se riaprissero i termini del... Vabbè, ma fino a mo' l'hanno trovata, adesso non lo trovano più. No, non ce l'ha. Allora sa che cosa deve fare? Faccio la domanda, magari lo fa lei. No, non vuoi fare domanda, mi nomina lo stesso, non come direttore sanitario. Come ispettore sanitario, è come se puoi essere un direttore sanitario, non ci vuole niente, non mi nomino, perché i vela tachicardia, l'extrasistra a tutti quanti, ma non per fare la denuncia, per fare le cose serie. L'unica cosa che può fare da subito il direttore, nominarmi responsabile dei consultori, costo zero, senza soldi. Ah, io farebbe gratis. Gratis! Sì. Ma già mi danno 4.000, 3.000, 100 euro che già non faccio un figurati un po', lo faccio volentieri. Scusi, quanto la pagano? 3.800, 3.900. No, non dica non faccio niente, se no adesso la dice. No, le sto spiegando, io zappavo la terra, io ho lavorato alla catena di montaggio, io ho lavorato col martello pneumatico di 90 kg, avevo le mucche, mungevo la matita. Io ricordo, lì sto seduto, che faccio? Guarda la vagina, è il suo lavoro. Mi sposto e guardo il seno, ti pare poco? Certi seni stupendi, certe vagine, però insomma. Diciamo che ci sono professioni un po' più fortunate delle altre. Io devo visitare quella in cui tutti ci divertono. No, vabbè, questa è una vecchia battuta. No, battuta è la verità, perché spesso trovo uno spermatozoo. Vabbè, è una vecchia battutaccia. No? Io lo dico sempre parlando anche del mio lavoro quando faccio i servizi sul calcio. No? Io lavoro dove gli altri si vanno a divertire. A parte scherzi e le battute, il direttore, volendo, domani fa una lettera, lui mi nomina responsabile. Ma la conosce? Come no, l'ho conosciuto 2 mesi fa, gli ho detto cosa dovevo fare, non ha fatto niente, gli ho mandato tanti di quei fax. E allora è difficile che la nomini se non ha sentito. Si salva. Si salva lui e si salva. Quindi il suo appello è, caro direttore Fagnano, tutti i responsabili di struttura semplice a valenza dipartamentale, i primari, hanno avuto tutti gli stipendi, circa una sessantina, li hanno nominati Varrasi, tutti raccomandati. Io avevo il mio... non dica questo. No, sai perché? Non c'è un concorso. Non dica questo. No, lo dico e lo ripeto. No, li ha nominati perché li riteneva bravi. Ecco, io mi dissocio da questa cosa. Va bene, io no, ha nominato pure quelli che sono i primari. Sono lui, ma quello è bravo di se stesso. È normale questo? Le valutazioni di un direttore generale. Ma di che tu nomini un responsabile, aumenta lo stipendio di 400 euro al mese, solo lui? Oh, ma che stiamo a scherzare? Poi questo fa carriera, si accumula, va in pensione con questi li devono togliere. Io lo faccio gratis. Ma non per comandare, non per litigare, perché dove lavoro io ci sono le migliori, c'è un'ostetrica di Novosara, è stupenda, meravigliosa, è preparata, documentata, si impegna, vivono d'incubo perché hanno paura dei provvedimenti disciplinari. Ma se uno fa il suo lavoro perché dovrebbe avere Non è paura, vero, quando un responsabile non sa quello che facciamo, il lavoro che facciamo, che responsabile è? Devi chiamarci, devi riunirci, devi dire che ti serve, che non ti serve, che fai, che non fai. Lì adesso hanno dato l'incarico questo del colon alle ostetriche. Vive d'incubo quell'ostetrica. Hanno fatto, hanno telefonato, no? Sta telefonando, sta lì. A parte che l'UFOI va in giro, no? Uno può leggere, Petrella Roberta fa sangue, ha capito? Vabbè, la privacy, non la conoscono neanche. Vabbè, noi cerchiamo di rispettare. Allora ha telefonato. E hanno dato l'incarico di telefonare. Uno gli ha detto, è morto 2 mesi fa.
Cioè, praticamente questi fanno il sangue occulto nelle feci tramite la farmacia. Il risultato, la chiamano, questo è morto. Un altro gli ha detto, io quando mai? Perché sono delle persone probabilmente che non si ricordano. Quell'altro, no, questa non è mia, quella è della, di quelle che non è autosufficiente. Una cosa stupida, quella ragazza vivono d'incubo. Se succede qualcosa, e se permetti dico come si fa lo screening, sta scritto qua, se uno va a denunciare, passa i guai, non cloro, ma questa povera Christ è ostetrica, non può fare lo screening del colon retto, lo dice la legge. Ci vuole l'infermiere, negli altri posti hanno strutturato questa struttura, questo modo. Cioè ci deve stare il reparto tuo che fai le colonoscopie, devi essere tu. Poi devono coinvolgere i medici di base. I medici di base devono sapere, invece qua, Ale, come vede, è normale questo? Sta scritto qua come si fa lo screening. Del colon retto. Ah, specifichiamo una cosa, che quel libro non l'ha scritto lei, se no sembra una pubblicità, no, di un suo libro. No, c'è scritto. Non l'ha scritto lei. Linee guida di tutti i tumori dell'oncologia italiana. Medica. Qui c'è scritto, colleghi, come si fa lo screening. Però scusi dottore, è del 2012, è un po' datato, cioè ha 2 anni questo. È uguale. È uguale, l'edizione del 2014 tu guardi quello, è del 2015. Scusa, quello, il prelievo dell'HPV, a parte che non lo faranno più, vedrà? Vedi, qui quando lei fa la risposta, anche quest'altro scandalo, lo mettono pure per iscritto. Vedi qua, guarda cosa scrivono. Siamo in chiusura, dottore. No, chiedo celerità. Allora, lei si fa il pap test? Beh, io no. No, lei il paziente. Lei paziente. La risposta è presenza dell'HPV. Se lei chiede che devo fare, tienitelo, ti dicono. Ma come? Fa la ricerca dell'HPV, io ce l'ho, ti dice tieni. Stanno creando una psicosi. Hai capito il concetto? L'HPV non è colpevole del tumore. È colpevole della lesione prima linea di dispasia, che è per diventato un giovane 15-20 anni, dopo 2 anni regredisce e scompare, lo dice le linee guida del Ministero della Salute. Leggetele queste cose qua, non possono prendere in giro a noi, possono prendere in giro a lei che non è specialista. Ma possibile che non c'è un medico che reagisce? Possibile che non c'è un ginecologo che se legge qualche cosa? Allora, siamo arrivati alla fine. No, beh, si è alzata la pressione. Sapessi a me. Allora, siamo arrivati alla fine. Lei quando si incontrerà con i rappresentanti di Roseto dell'amministrazione comunale? Domani sera, martedì. Durante mi fa sapere qualcosa perché è entusiasta. Lui mi ha detto, ci ho parlato ieri, che ha parlato col sindaco. Addirittura già mi ha detto come si può fare. Ce l'hanno il terreno a Roseto degli Abruzzi? Lo trovano. Lo trova. Sai che mi ha detto? Vieni, te lo scegli. Addirittura. Beh, me l'ha detto Noranda. No. Vabbè. Io, fra 3-4 giorni, si fa. Perché loro hanno la buona... Loro, Noranda è veramente un politico, se lei lo conosce, no? Se beh, tu... sì, è un politico di vecchio però corso. Però voglio dire, lui... ha una certa esperienza. Se la fa, la fa. Se non la fa, non la fa. Che sono questi comportamenti come Ortone? Sì, 7 mesi mi chiama. Che cazzo mi chiami da fare? Lascia perdere, mo'. Allora, vuoi che ti dica? Allora, possiamo dire che... Chiedo scusa a tutti quanti della parola che ho detto, però... No, va bene. Allora, poi vedremo come andrà a Roseto degli Abruzzi. Lei sarà al corrente di tutto, perché quando verseranno i soldi... Anche perché siamo in ballo dall'inizio di questa storia, noi abbiamo... Ma non è che stai in ballo, già ti ho pagato per farmi pubblicità. E dobbiamo farla questa pubblicità. Argomento. Ma no, non dica così, perché sennò sembra che lei mi ha pagato per fare questa trasmissione. No, non ho pagato a lei. No, per carità. Io ho pagato. Non scherziamo. No, io ho pagato per fare... Era un contratto pubblicitario per la prima. Ma ha fatto regolare che non è questo, che non è questa, ovviamente. Vabbè, però questa è una trasmissione giornalistica che no, è diversa. Voglio dire che anche io perché non ero talmente... Non c'è l'oggetto da pubblicizzare. Direttore, ero talmente convinto che questo progetto... Cioè, pare che avessero cominciato. Tanto è vero, mi volevano far cominciare a maggio. Mettere l'utabellone, andai da Reversa, mi salvò. Perché se lei avesse messo il cartello... Mi denunciavano, passavi guai, perché il terreno non era ancora mio, certo. Direttore. Reversa mi ha salvato. Allora, Cambli, sono disponibile a fare il progetto.
Questo è un appello a Pietro Quaresimale e alla sua giunta. Che non mi venisse a dire che non vuole l'opposizione. Ma l'opposizione me l'ha votata l'anno scorso, non ce ne frega niente se non vuole l'opposizione. L'opposizione è quella dell'anno scorso. Vuoi bene ai gambresi? Io ho già speso i soldi, sono disponibile. Mettiti in contatto con l'avvocato Pietro Raverso. Scusi, lui ma non Rose, ci fa sbagliare. Ma Roseto, poi che va a raccontare? Eh? Se lei sta dicendo che è disponibile già, a farla a ripeto, che io a Roseto, già ho speso i soldi, già gli ho dato l'anticipo. Ah, ecco, sono più avanti. Cioè, sono più avanti, devono, il terreno già l'hanno trasformato. Però domani sera ci va l'incontro con Roseto? No, ci vai mo, adesso io ripasso da qui a Roseto, lo vado a trovare a casa, io non posso perdere tempo. Ah, ecco, quindi ci va, anticipa di un giorno. Cioè, non ti... è un problema serio, sai perché? Mi sono stufata. Hai capito? La gente ha bisogno di posti. L'unico che può creare posti di lavoro sono io, con i soldi vostri. Anche D'Alfonso ha detto che può creare i posti di lavoro, eh? Sì, quindi siete anche, lei no, e D'Alfonso. D'Alfonso ha detto 100.000 posti, Ale, aumentate il PIL. Da quando l'ha detto? Sono aumentati i disoccupati. Vabbè, adesso vedremo anche. Mentre io lo dico perché lo faccio io. Ma perché non mi mettono alla prova? Santo Dio benedetto. Vediamo, questa è un'occasione, ma adesso io no, posso andare in pensione. Posso avere una buona pensione, c'ho un po' di soldi, mia figlia lavora, mio figlio lavora a Milano, fa un bel, la mia ex moglie guadagna abbastanza, che cazzo, che me la lei, lei si poteva comprare la Maserati, andava in No, me la volevo vacanza. Comprare, alla mia Giacomo, mi volevano dare 1.000 euro, io ho detto no, ci metti con il qua, hai capito? Vabbè. Si tenga la sua Maserati. Bene, grazie al dottor Roberto Petrella. Telespettatrici e telespettatori, mi auguro, spero di festeggiare con voi questo centro diagnostico. Io non so più cosa fare, io aspetto fino alla fine di febbraio, poi che Dio sia che se poi si compra la Maserati. Con l'autista, l'autista me lo fa lui. Con l'autista, bene, siamo arrivati alla fine, ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Grazie al dottor Petrella, grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.